Questo video è dedicato a tutti i tifosi del Benevento, gli abitanti di questa bellissima città, la società, i giocatori e lo staff che sono riusciti a fare veramente, veramente qualcosa di bellissimo. A volte nel calcio ci sono delle realtà e dei progetti che entrano nella storia di questo meraviglioso sport ed il Benevento del presidente Vigorito è sicuramente una di queste realtà. Dopo l'annata 2017-2018, nonostante un buonissimo girone di ritorno, il Benevento di De Zerbi non riesce a salvarsi. Ed è proprio da qui che nasce una grande voglia di rivalsa. Una voglia così grande che coinvolge un'intera città a tingersi di giallo-rosso, come nessuno prima di loro, e di entrare nella storia del calcio italiano. Una volta, parlando con un ragazzo e tifoso del Benevento, qua su YouTube, lui mi disse testuali parole: "Noi siamo sanniti, noi non molliamo mai." Ed è proprio da tutto questo che nasce il Benevento dei record. Il Benevento di Inzaghi partiva sicuramente per fare una grande annata, ma sinceramente credo che nemmeno loro si aspettavano di fare un'annata simile e di entrare di fatto nella storia della Serie B e del calcio italiano. Mister Inzaghi, insieme al DS Foggia e al presidente Vigorito, sapevano di aver costruito e di avere a disposizione una squadra importante, ma nessuno poteva immaginare tutto quello che stava per succedere nei mesi successivi. Fin dalle prime uscite si capisce subito che il Benevento è una squadra forte e ben costruita. Ma la vera svolta della stagione arriva dopo la sconfitta di Pescara. Infatti gli stregoni, dopo quella partita, ottengono ben 22 risultati utili consecutivi, esprimendo un gioco spettacolare e scoppiettante. Le parate di Lorenzo Montipò, le sgroppate sulle fasce di Maggio e Letizia, le scivolate e la grinta di Luca Caldirola e Alessandro Tuja, preziosi anche in fase offensiva. L'ottimo lavoro a centrocampo di Kragl, l'esperto centrocampista che ce lo ricordiamo anche con la maglia del Chievo. La classe ed il talento di Teio, il prezioso lavoro davanti alla difesa di Schiattarella e Del Pinto. E la classe, le giocate, le geometrie di un meraviglioso Nicolas Viola. Ed il fantastico lavoro e la meravigliosa stagione del reparto offensivo del Benevento, composto da Roberto Insigne, 36 partite e 8 gol. Gabriele Moncini, 19 partite, 4 gol. Massimo Coda, 30 partite, 7 gol. Riccardo Improta, 34 partite, 4 gol. Ed infine il bomber di questa squadra, Marco Sau, 32 partite, 13 gol messi a segno. Questi sono stati i protagonisti della stagione dei record. Ma un plauso va a tutta la rosa e a tutto lo staff del Benevento per aver fatto qualcosa che difficilmente verrà replicato nella storia. Questo è il racconto di una squadra capace di vincere 26 partite in campionato, fare 12 vittorie in trasferta, di cui 8 di queste consecutive, avere il miglior attacco e la miglior difesa del campionato, con 67 gol realizzati e soltanto 27 subiti, fare 46 punti dopo 19 giornate, avere un vantaggio della seconda in classifica di 18 punti e fare 86 punti in stagione e di raggiungere la Serie A con ben 7 giornate d'anticipo. Questo è il racconto del Benevento dei record, la compagine giallorossa che ha scritto una pagina importante di storia nel nostro meraviglioso calcio e nella nostra bellissima Italia. Se il video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale e se vi fa piacere, condividete il video con tutti i tifosi del Benevento e gli appassionati di calcio. Lasciare un bel like sotto al video e attivare la campanellina per rimanere informati e aggiornati su tutti i miei prossimi contenuti. E se vi fa piacere, seguitemi anche su Instagram, trovate qui sotto il link in descrizione. Amici di YouTube, se vi va di commentare il video e dirmi la vostra qua sotto nei commenti su questa meravigliosa galoppata del Benevento verso la Serie A, mi farebbe molto molto piacere. E come dico sempre, sciabalala a tutti, ci vediamo in un prossimo video.